aggiornate mai una volta, sia la mattina, sulla domenica mattina. A prima d'orietto che si stava, era che la cacca si è governata. Rumori stanati, attori in cucina, pipi, patate, pastagina, morigiani ricciuti e una gradatina. Sono fatti d'orietto, sono le 5 di mattina. Erano i setti pronti agli sciri, a piazza d'Arme sarebbe ieri. Un buscato arrivava e la bulla salia. Chi si assettava e chi era in piedi stavia. Arrivati al domani dopo una ora, tutti scendiano per l'avventura. Pigliate tutto, scendete i guaglioni, non scordatevi niente, specie umiloni. A moglie entra l'acqua una mattinata, capendo che ci vuole una bella pescata. Allora è mangiare, tutti incamati, gli annuncia la ciambra, interrazzitati, aspettavano giunto e tutti incucciati, non tomba di pasta con l'uva affamata. 3 ore di via parevi passare prima che l'acqua poteva cucciare. Veniva da sì, eravamo stanchi e svampati, ma da casa ne ricogliamo tutti scialati. Buonasera a tutti e tutte. Io sono Patrizio e vi do il benvenuto in questa serata. Devo leggere. Noi siamo un piccolo collettivo che è nato da poco e insomma vi ringraziamo di nuovo. Abbiamo creato questo evento perché crediamo in questa idea del book crossing e quindi l'idea di rendere liberi i libri e nello specifico insomma accessibili a tutti. Dobbiamo ringraziare anche il locale, quelli della notte, perché tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di Rosa e Luca. Vi invitiamo a seguire la pagina su Instagram, Twitter, sulle prossime presentazioni che ci saranno e sui prossimi eventi. Lascerei la parola a, vi presento anzi, Marco Marchese, editore delle officine editoriali del Veto, il nostro autore, poeta scrittore Antonio Cuda e Riccardo Cristiano, presidente del Veto e scrittore. Lascio la parola a Marco. Bravo. Volevo proprio sollecitare il nostro applauso perché si vede che Patrizio è emozionatissimo, però stasera ha molto piatto. E questa fantastica rassegna e soprattutto questa bella idea del book crossing, che non è facile trovarla, soprattutto al sud. E l'idea è veramente bella perché se avete visto l'angolo che c'è là dietro, è veramente accogliente, carino, dove si possono, correggere se sbaglio Patrizio, portare dei libri e prenderli, giusto? Quindi fare questo scambio culturale, perché prima, adesso dirò un paio di cose da editore, prima di lasciare la parola ad Antonio Cuda e a Riccardo Cristiano che dialogheranno e parleranno del libro che presentiamo questa sera dal titolo Canta mia volontà, che io ho avuto il privilegio insomma, di pubblicare con la mia casa editrice che sono le officine editoriali da Caleto e che dirvi da editore che abbiamo bisogno di queste esperienze, abbiamo bisogno di queste iniziative perché siamo in Calabria. I dati del 2021, che sono gli ultimi disponibili, ci dicono che purtroppo in Calabria nel 2021, al netto delle attività curriculari, quindi al netto di tutte le persone che hanno dovuto acquistare il libro per un aggiornamento professionale, per studio e quant'altro, solo il 20% delle persone ha acquistato il libro. Che poi c'è già anche una bella differenza tra l'acquisto del libro
della lettura del libro, perché molti, alcuni finiscono, diciamo, nelle biblioteche personali, sugli scaffali, lì arrivano e lì loro alcune volte restano. Sento il fischio della vocale, se la possiamo stabilizzare in questo modo mi pare che vada bene, perché altrimenti mi distraggo e non ci riesco. Ok, così va bene, non fischia più di me. Quindi vi dicevo, questa è una situazione dalla quale noi dobbiamo uscire il più presto possibile, perché poi il contraltare di questo dato sono altre parti d'Italia dove invece questo dato è completamente ribaltato. Penso per esempio alla provincia autonoma di Bolzano. Al netto dell'attività curriculare, nella provincia autonoma di Bolzano l'80% delle persone hanno acquistato almeno un libro. E naturalmente noi possiamo fare una sovrapposizione perfetta tra questi dati pensando un po' alla situazione socio-economica. Se vediamo la posizione socio-economica della provincia autonoma di Bolzano, è esattamente l'opposto della posizione socio-economica calabrese oppure siciliana. Di conseguenza qui cominciamo ad intravedere quello che è il valore della lettura, che cosa ti può portare alla lettura, perché i libri sembrano che stiano andando in soffitta, però nella società sono una componente fondamentale. Vorrei farvi riflettere su un, non dico il telefonino perché andiamo già troppo oltre, no? Vi faccio vedere un paio di occhiali. Cioè, questo naturalmente chi ha inventato gli occhiali, adesso io non me lo ricordo, tutto il resto, cioè naturalmente è un genio, perché altrimenti io e tante persone che siamo qui saremmo stati in grave difficoltà quotidianamente. Okay? Ma voi potete immaginare che cosa c'è dietro un paio di semplici occhiali che noi togliamo dalla custodia, li inforchiamo e vediamo bene. Ok? Voi potete immaginare quante decine, se non centinaia, di brevetti per arrivare ad un paio d'occhiali. Pensate soltanto ad una stanghetta d'acciaio, cioè quello che ci è voluto per scoprirlo, per i brevetti che ci sono voluti per sviluppare, come modellare, come arrivare, diciamo, a tutti questi oggetti, per non parlare di cose, diciamo, più complesse, il telefonino, no? Che noi banalmente prendiamo. E vedete, questo è tutto quanto il frutto di cultura che si evolve attraverso qualcuno che la propria esperienza, che non è soltanto l'esperienza, ecco, poetica come quella di Antonio, ma l'esperienza scientifica, l'esperienza della ricerca, se non fosse stata depositata nei cosiddetti libri, noi saremmo un po' come il mio gatto di casa. Cioè, il mio gatto di casa non pensa a niente, dorme più o meno 14 ore, alcune volte io lo guardo e dico, ma se esiste la reincarnazione, 4-5 vite da gatto, ci metto la firma, adottato da una famiglia naturalmente che mi vizi, e va bene così. Ma questo è per dire che cosa? Vedete, i libri che oggi sembra questo oggetto assolutamente in disuso sono di un'importanza fondamentale per far crescere la società. Vi do un ultimo elemento e poi vi parlo davvero poco con Antonio. E ve ne sentiremo dalla prima. L'ultimo elemento che vi voglio dare, non so se voi sapete, che in Calabria la Calabria è uno dei pochi siti finora conosciuti nel mondo dove sono nati i primi libri. La bellezza di 15.000 anni fa. 15.000 anni fa, sapete quanto sono 15.000 anni? Sono 150 quanto? 150 secoli, 150 secoli, quindi il numero è giusto, 15.000 anni.
poi dico, ma com'è possibile? 15.000 anni non era nemmeno stato codificato il linguaggio. Com'è possibile che in Calabria sono nati i primi libri? Non spiego semplicemente. Pensiamo al sito, al sito di Papa Sidero. A Papa Sidero ci sono queste grotte con queste rocce, dove sopra ci sono incise delle scene di vita quotidiana di 15.000 anni fa. E che cos'è quello se non uno dei primi libri della storia? Perché quando penso a Papa Sidero, no? Quelle rocce con incisi quei disegni, io me li immagino come un'aula scolastica, molto probabilmente io mi immagino che lì c'era un maestro che aveva inciso quelle rocce per insegnare ai giovani magari come si caccia. E purtroppo il libro all'epoca non esisteva la carta, non esisteva la penna, forse non esisteva nemmeno una codifica avanzata del linguaggio, e quindi la cultura si è fatta e si è potuta fare con gli strumenti che in quel momento avevano, perché è lì che tu riconosci l'alterità umana, che questo grande bisogno non solo di ricercare, di ricerca, ma anche di comunicare, che si incrocia con l'altra esigenza di raccogliere, depositare per tramandare. Ecco, questa è stata l'alterità umana che ci ha portato poi nel corso dei secoli fino allo sviluppo odierno. Attenzione, nel bene e anche nel male. Quindi ogni cosa, voglio dire, ha poi dopo una doppia faccia. E come tutti gli strumenti, compresa anche la cultura, va saputa utilizzare, perché uno strumento, se penso per esempio ad un semplice paio di forbici, chi ha inventato le forbici, anche quello deve essere un genio, no? Dici tu, apri il cassetto, trovi la forbice, e lo utilizzi in mille modi diversi, un genio. Anche lì ci sono dietro tantissimi brevetti, no? L'alluminio, l'acciaio, il pezzo di plastica, tutta roba che viene dalla cultura. Ma un paio di forbici, come tutte le cose, ivi compresa la cultura, è uno strumento. Tu puoi utilizzare un paio di forbici in migliaia di usi diversi e ti aiuta nelle più semplici attività, ti agevola nelle più semplici attività quotidiane, ma un paio di forbici sono capaci di uccidere una persona. Ecco, quindi bisogna fare sempre questi discernimenti, no? Con tutti quelli che dicono ma le nuove tecnologie, e Facebook, e Instagram, e tutte queste diavolerie, tutto dipende sempre da come si usano questi strumenti. Non lo voglio allungare di più, il mio rapporto con Antonio Pulla. Per pubblicare il libro di Antonio, io ci ho riflettuto veramente pochissimo. Antonio, ci ho riflettuto. Secondo, e non mi smette. Allora, funziona così: tu c'hai la casa editrice, abbiamo i manoscritti, noi continuiamo a chiamarli manoscritti perché siamo legati alle cose romantiche del passato, no? Però questi manoscritti oggi arrivano proprio banalmente di email. Antonio. Non è che dice si è procurato il mio numero di telefono, pronto, tu sei Marco e se io ti dovrei parlare diamoci un appuntamento. No, ho sentito semplicemente suonare il campanello, io ho detto stavo con gli amici sopra la festa ma tanto è vero che mi sono inclinato su quando li ho visti, no, prima da qui, io stavo lavorando a casa, mi sono inclinato 5 euro in tasca, quindi dopo ho caccia su, piuttosto spiccia, vado lì, gli do le 5 euro e siamo tutti contenti, affrontate il contributo. No, lui si è presentato con un amico suo, che è quello, diciamo, anche lui un poeta e scrittore, che si è presentato e ha detto sono Antonio Pulla, so che tu hai una casa editrice, ho scritto una cosina, e da lì è nato tutto. Questo libro io l'ho pubblicato, ma veramente volentieri, perché dentro questo libro qui non sono soltanto poesie in vernacolo, in dialetto se vogliamo, no? Oddio, dentro la parola c'è il dialetto. L'altro giorno mi sono sentito con un libraio piemontese, ma Piemonte non c'entra niente, che cercava un libro di favole, qualcosa che cercava Biancaneve. Cercava Biancaneve
in dialetto, e lui cercava di spiegarmi che cosa stava accadendo, se c'era una traduzione. Io l'ho aiutato, no? Dice, ah, ma guarda tu, la cerchi in dialetto, apri il cielo. Questo prete dice, come dialetto? Si chiama lingua regionale. Mi scuso, perché io sono un ignorante. E lo chiamo dialetto. Vabbè. Questo non è soltanto un libro di lingua regionale, ma dietro questo testo c'è una vera e propria ricerca, oserei dire scientifica, certosina, dei termini dialettali di un tempo. E l'opera, il lavoro che ha fatto Antonio, un lavoro veramente meritevole, perché se non recuperiamo le lingue regionali, i nostri dialetti, e non lo facciamo anche in fretta, più passa il tempo e più queste vere e proprie lingue si perderanno, perché non esistono vocabolari, grammatiche o altri testi che si tramandano in scritto, è una tradizione orale, e più passa il tempo più queste lingue vengono italianizzate e quindi vengono in pratica annacquate. Sono dei pezzi di storia. E sapete quanto è importante la storia per ognuno di noi, per la nostra identità del luogo in cui viviamo, e una di queste componenti sono proprio le lingue. Quindi l'opera di Antonio è meritevole perché consegna alla storia uno scritto recuperando una lingua regionale, se vogliamo utilizzare il termine politicamente corretto. E quindi è un'opera meritoria perché conserva per il futuro pezzi di storia. Io vi ringrazio molto per avermi ascoltato, forse l'ho fatto un po' troppo lungo. Adesso passo la parola a Riccardo Cristiano, che dialogherà con il nostro scrittore e poeta Antonio Uda. Grazie Marco, grazie a tutti voi, grazie ovviamente a Patrizio e Alessia. Su un foglietto, ma io penso che bisogna ringraziare sicuramente voi per l'idea, i proprietari del locale, l'ho detto anche tu, perché ci troviamo quelli della notte qui a Palermo Marina, e l'idea di book crossing è interessante perché ci permette di conoscere anche dei libri, come dicevamo prima nell'intervista con Patrizio, non tanto sconosciuti quanto dimenticati, perché alle volte ci sono dei libri che mettiamo in libreria e ce ne dimentichiamo. Potrebbero essere argomenti di dibattito, potrebbero interessare a qualcun altro, quindi perché non portarli ad esempio in una libreria come nel caso qui a Ferrara, e dire ok, lo scambiamo, lo voglio lasciare, è un libro che mi interessa. Io ripeto, prima ho visto un libro della mia infanzia, o meglio no, adolescenza, infanzia, che ragazzi chiamano ragazzi di Giorgio Padellini, molto bello, e quindi è una scoperta, una riscoperta, ed è molto interessante. Marco diceva una cosa bella del libro di Antonio Uda, che io ripeto, la pronuncia è importante, perché poi Marco dice ok, il dialetto, però lui la parola stessa canta, cioè, mi bacchetta perché non si può dire canta mio Luca, va detto in maniera musicale che canta mio Luca, perché anche la cadenza è importante. Ma Marco ha detto un'altra cosa, Marco ha detto che è un libro che racconta la storia, un libro importante perché ci riporta alle origini della nostra lingua. Però parlavamo prima con Antonio e voglio condividere con voi quello che realmente è il libro di Antonio. Il libro di Antonio è una macchina del tempo, perché ogni poesia è un flashback su un momento della vita di Antonio. Prima durante l'intervista, per esempio nel 31, dove si parlava di un mestiere, però io non voglio spiegare niente perché il libro deve essere acquistato, deve essere comprato. Tra l'altro è qui, ovviamente sul tavolino all'ingresso, ma è acquistabile anche online sul sito delle officine di Clego, quindi chi vuole lo può acquistare. Tra l'altro è un libro che è bello perché non è rivolto soltanto alle persone italiane, è stato acquistato anche da persone, che ne so, italo-argentine, parlavano prima con Antonio, perché il dialetto ci rappresentano tutti, i nostri nonni, i nostri genitori, in alcuni contesti ovviamente di paese si parla ancora il dialetto, ed è giusto che il dialetto si parli, però è uno studio, l'hai detto anche tu, perché non ci si improvvisa. Io il dialetto ad esempio vengo bacchettato da Antonio perché la pronuncia è importante, ma è un termine
Io ad Antonio voglio chiedere questo. Ma maggior ragione con due siete tutti e due di Nicastro. Sì, noi siamo tutti di Nicastro, io origine, aspetta, che più potrebbe anche intervenire Antonio, perché io origine di San Biase, perché mio padre era di San Biase, poi sapete come ci sono le fazioni, San Biase di Castro, lasciamo stare, non so, qui a Palermo, però ci sono, come le scuole di calcio, la stessa cosa, ci sono. Il San Biase di Castro, adesso c'è tutta un'altra diatriba pure sul San Biase di Castro perché c'è un'unica federazione come si deve andare. Ma a Palermo ci sarà il campanilismo, ma Marina sta. Marina sì, quello c'è sempre, ma noi non facciamo i campanilisti perché questa sera si parla, ripeto, del libro di Antonio scritto in dialetto, in vernacolo, in castrese, quindi non vogliamo assolutamente entrare in polemica. Dicevamo prima appunto la macchina del tempo, ok, però come nasce questa macchina del tempo? Perché Antonio ha raccontato a me e ad alcuni come è nata questa idea. Tra l'altro è nata anche in concomitanza della presenza di una persona che è nel pubblico, che è la moglie di Antonio, perché nel pubblico c'è la moglie di Antonio che supporta con la UE e non con la O, supporta Antonio. Ed è bello il racconto che tu, che io vorrei che tu facessi ai nostri ospiti, raccontando come nasce questo libro, perché non è una cosa casuale. Anche se apparentemente fosse bravo. Troppe domande. L'ultima, giusto per essere chiari con noi, il mio editore, no? Quando sono andato a trovarlo con il mio compagno di scuola, che era uno scrittore bravissimo, doveva esserci per lui, però è in ferie, quindi dice, ha preferito andare in ferie, no, vai tu, vedi, che ho già avuto esperienze con l'editore, qua non ci voglio avere a che fare. Anche perché quando l'ha visto quel giorno, là, che siamo andati a trovarlo, aveva 5 euro veramente in tasca, quello ma caccia di Forex. Ma mi ha pure morsi il palo vicino. Allora io lui sempre che ha fatto, ma è bello, su Baca, mio amico, sempre se dice di me, vai avanti tu. Ah, sei di più bella forza che mi ha portato. Comunque poi è andata bene per lui perché sta vedendo un sacco di cose, insomma, voglio dire. Dice, poi mi dice sempre, guarda che dobbiamo partecipare a un concorso, guarda, viene ai concorsi, non ci credo. No, ma a me su Cosenza mi farebbe piacere, è buono partecipare a questo concorso, ho detto, che c'è da fare? Bisogna mandare 3 copie. Ah, e io ci mando proprio un endice, ci mandi tu, ci ho detto io. Ok, me la vedo io, però c'è quindi da 10 euro, non so ci per chi, ma c'è un po'. Non so per chi, ma quando si caccia soldi. No, ma ha vinto il concorso. Anche no, dopo chi fa, che c'è qua? Dici, dopo un po', dopo qualche mese, mi arriva la mail, mi fa, lei elenco di tutti quanti i cibi. Dici, guarda che il premio speciale, il miglior sindaco in Vernacolo, un concorso internazionale. E quando partecipava solo lui, hai detto io che cambi. È un concorso molto serio. Un concorso molto serio, quindi ha avuto anche. Ha avuto ragione, ha avuto buon occhio, quindi diciamo così. Ha capitato subito la roba buona, parliamoci chiaro, va bene così. Perché lui è bravissimo. Poi non ci troviamo sul colore dei palloncini, perché discutiamo. Però discutiamo per minuzia. Sì, per minuzia va bene. Però devi sempre ragionare, ammetto. L'autore ha sempre ragione. Però si fa come dice l'editore. Anche perché c'erano quasi un bel malloppo grosso e devo trovare un editore io ancora, capito? Quindi vabbè, parliamo delle. Come nasce il libro? Il libro nasce. Eravamo online in spiaggia, era il periodo poi, durante il Covid, il primo anno era appena passato, quindi sulla spiaggia ancora guardavamo Stuart e lì arrivavano, dove si vede che sto cade, dice Giovanna, guarda che stanno arrivando qui, stiamo a due mani, e quindi stavamo a distanza, a distanza va bene, raccolavano e con i passi, la gente camminava con i passi, si metteva là. 5, 6, 7 passi, meno male. E noi cercavamo pure le spiegette meno frequentate, diciamo così. A un certo punto arrivano un sacco di vetture, era una decina, 15, 50 euro, ma veramente. E ho detto, Maria Vergine, poi ne andiamo con le coperte. Si piazzano a una certa distanza, però che ti viene? Guardi là. Ed erano tutti quanti, mezzi muerti erano, tutti.
sono i chiati, erano tutti quanti arcaici, si buttano per terra. Ora, signor Stanco, abbiamo arrivato a questo peggio. Ma noi quando eravamo giovani, mica eravamo così, quando in serie avevamo tutto un altro, diciamo, stile, un'altra verba, anche perché ci siamo lavorati la domenica, quindi più forza di cose la mia vita. Ma a un certo punto, prendi una penna, prese una penna e dai tranquillamente si faceva le sue parole crociate, non ci andavi ammazzato una, queste parole crociate, sembri fa solo praticamente le targhe, le province, ma poi riesco appunto se dici chissà. Cosa vuol dire questo? Ok. E io mi metto a scrivere, scrivo. E ne sono perso quelle che uscivano queste frasi in prima baciata in dialetto. L'italiano non è manco sfiorato. E qua, diciamo, spezziamo una freccia, una lancia a favore del dialetto. Il dialetto è la nostra prima lingua, la lingua madre. Il dialetto è stata un'imposizione che ci è stata giusta per l'amor di Dio. E il dialetto è quello che noi abbiamo sentito le prime parole affettuose, le prime emozioni, le prime parolacce, diciamo così. Sempre in dialetto, e quindi tutti i nostri ricordi al dialetto. Il dialetto poi esprime con le sue parole determinati concetti che in altri modi con qualsiasi altra parola tu non potrai mai esprimere, perché sono brevi, concise, precise e chi di sono. E quando ti vengono dette quelle parole in dialetto, che erano quelle là, non avevi scampo nelle. E quindi esportare il dialetto, farlo parlare ai nostri figli il dialetto. È vero, a scuola poi dice no, imparare il dialetto, se no poi a scuola non babbuano. Mi abbuano. Se io parlavo sempre in italiano, poesia non davvero scritto. Con il dialetto mio ho incominciato a scrivere anche in dialetto, per cui, ma poi è trasmettere emozioni. Poi le mie poesie le ho sempre pubblicate, poi alla fine sono raccolte. Che le pubblicate sui social, credetemi, dalla prima in poi che ho pubblicato era un continuo centinaia di like e commenti, e tutti avevano un denominatore comune: l'emozione. E quindi trasmettere l'emozione è la più grande cosa che uno scrittore, che un poeta può augurarsi, no? Quello di trasmettere l'emozione. A proposito di questo, c'era uno scrittore che aveva scritto sul cartellino. Praticamente lui andava a casa, a un certo punto un canarino gli volò sulla spalla, e sulla spalla lo accompagnò fino a casa. Arrivato vicino a casa, il canarino è volato. E lui è rimasto così, è entrato in casa, c'era la madre, guarda, mi è successa una cosa bellissima. Che è successo? È successo che un canarino mi si è posato, è andato qua e poi è volato. Allora ci ha detto, allora aveva sbagliato qualche cosa. Che cosa? Il trasmettere. Aveva sbagliato le parole, non aveva utilizzato le parole giuste. Forse io sto utilizzando le parole giuste, il dialetto, la rima baciata, il suono, la musica, e forse trasmette. Quello è un grande privilegio, quello di poter trasmettere l'emozione che gli altri testimoniano ogni giorno, ogni volta che pubblico sulla mia nuova poesia su Facebook. E quindi questo qui mi gratifica moltissimo. Dopodiché, quindi poi è stato un continuo pubblicare. Giovanna giustamente dice: sono bella, e vabbè, ho detto che sei mia moglie, ha detto, però poi diciamo che anche tantissime altre persone hanno, diciamo, apprezzavano, e quindi trovando l'editore il materiale c'era, il libro Canta Maria Luca è partito, e quindi è in circolo per tutto quasi il mondo. Aspetta, perché è importante la cosa, adesso noi ci troviamo qui, abbiamo detto che l'evento si chiama Book Crossing e i libri possono essere collegati fondamentalmente, visto che tu parlavi di emozioni, al cinema, perché ci danno delle immagini, soprattutto di si legge, il cinema fa la stessa cosa.
tu hai scritto una poesia che si chiama Annicastro c'era Lucinima, Cinima, perché non è cinema. Io adesso non la voglio leggere tutta, però di certo è necessario che tu almeno la leggi una parte, perché soprattutto nella parte finale a me piace molto, perché mi ricordo di questi personaggi e un po' vado indietro quando c'erano i vecchi cinema e non le multisale di oggi, sono paragonabili appunto alle vecchie librerie, dove uno entrava, c'era la libreria Saggio Libri di Savina, che purtroppo ha chiuso e non c'è più nemmeno Savina, però è bello sapere che ci sono dei luoghi che esistono ancora, malgrado il cinema non sia più come una volta, e i libri si veicolano ad esempio sui social piuttosto che sulle librerie online, esistono delle realtà come anche quella appunto di Vicente e dell'Atleto che ancora stampano libri di autori come Antonio che vogliono mandare un messaggio. Quindi secondo me il cinema, l'idea del cinema proprio inteso proprio come luogo, e la libreria intesa appunto come luogo, si può ricollegare proprio all'evento di oggi, Book Crossing. Vedevo tra l'altro i libri dai libri presenti gli esposti di Indiana Jones, quindi immaginavo anche comunque che ci fosse una correlazione col passato. La vogliamo leggere un pensiero. Questo è un vero peccato, perché a Nicastro una volta siamo tre cinema, tre, quindi la gente ci andava al cinema, no? Forse si produceva meglio, o eravamo più accattivanti, e quindi la gente ci andava, anche perché forse era uno dei pochi unici divertimenti che c'erano, se vogliamo chiamarlo divertimento. A domenica mattina una bicella di tutti i roti che le miglia di Nicastro girava tanti roti. Agli lati abbiamo pinduti i manifesti colorati, di dire che dagli cinema venivano guadati. C'era chi udiva e la quadrara si portava, però murate di la mia non si assettava. Erano riparo piccocchietti fidanzati e si ingattavano agli posti più abbucciati. Abbiamo visto tanti irmi, topi o corpettoni, ma ne ritiravamo sempre, erano guaglioni. S'armeno due altri podi o per non si vidia, di sicuro nessuno di noi ad un cinema di scia. Amo cresciuto con Magiste, Ercole e Sansone, Boaringo, Django, Trinità e Sergio Leone, Totò, Franco e Ciccio, mai scordati, che sempre ne hanno fatto i lasciati di risati. Tutto nasce, è vero, forse io sono stato un detto fortunati in casa. In casa perché avevamo un luogo bellissimo, per quei tempi era un luogo che c'era in particolare un oggetto, e che avevamo la televisione, il cinema, il teatro, la resa dei conti a sera quando, per giustificare tutta la giornata, era caldo ed era sempre sold out, posto non ci darà mai a sedere, era pure circolare come un anfiteatro e riscaldava. È un indovinello, sapete cos'era? Aveva il raggio di un metro questo ambiente e questo oggetto. Un metro era un raggio e faceva cinema, televisione, teatro, discussione, palestra. Cos'era? Si siete arrivati? Il piacere. E tutto nasceva di là. Nasceva là tutte le storielle che si raccontavano e che ci raccontavano. Ricorda Bracera di rame e dattoni, tutta l'inciuta di cinese e carboni. Morandi appizzava fuori in via, i guaglioni a guardare come agia. Una striscia di stoffa di ue giuntava, una batte di legno e un ue cupigliava. Bracera, vintaglio, spissole e fuoco, tutti cupigliavamo come un iuaco. Che bello, che festa che era di dire Nurando a preparare la cera. E quando era bella russa avvocata, di manichelli entra a casa veniva portata. Dintra un ruedo di legno veniva posata a scarpare la miglia a roba settata. Un largo era che non bastava per tutti, ma staviamo buoni solo più cutti. Ogni tanto un arango ancora mondava e non spicchiava a chi non cercava. A corchi entro fuoco dopo gittava e l'aria della stanza così profumava. E mentre la suraca cucì a dentro la pignata, sotto la cinna si arrostia una bella patata.
certe volte quando corre giù via mamma sopra due con una caccia mi via ci stendia tutti i panni che hai dalla bava e Luca uno di bracci aiuto ci dava e prima che abbia tu via tu abbia mia pigliare non c'è la tua mamma ci abbia mia scipare mentre ci fatti curiosi su tutti i contatti e già che le rende serate dei giorni passati. Risposto alla domanda che non mi avevi però prima assolto, però la mattina del tempo, perché tu mi hai fatto in questo momento con un'immagine ermetica viaggiare, pensando al profumo delle cucce dell'arancia nel bergere e soprattutto dell'immagine di come insomma, il fuoco veniva alimentato. E l'immagine del fuoco, questo tizzone di cui parlavamo anche prima. Certo, perché poi il ricordo, qualcuno lo pensa che sia cristallizzato, il ricordo non è cristallizzato, io lo associo semplicemente alle braci sotto cenere. Sono sempre vivi, sempre. Basta, noi mettevamo un po' di zucchero per alimentare la fiamma e quindi veniva fuori la fiamma. La fiamma riscalda o ti brucia, ok? Basta mettere il quantitativo giusto, forse le mie rime sono il quantitativo giusto affinché voi riscaldate, ascoltare, sono ascoltato solo io per scriverle. Grazie. Posso pensare a una delle tue poesie, mi ricorda anche un po' il fatto dell'idea che oggi ci sono molte separazioni su tante idee. Eppure c'è una poesia che invece mi fa pensare a quello che diceva anche mia nonna, che è questa: siamo tutti sotto lo stesso giro. Questa me la devi leggere, perché io le parole le conosco, però loro non le conoscono e secondo me sono molto attuali. Vai. Sì, ti tocca. E questa tocca un pochettino il cuore, soprattutto perché una persona è scomparsa. È una persona scomparsa, è quell'amicizia che nasce in un posto speciale, alla palestra all'aperto, nella ruga. E questa poi le amicizie durano, nate là, durano poi tutta la vita. E poi l'incontro, un giorno, dopo tanti anni, noi uverno, mentre camminava per una via, tutto pigliato di arte e di pensieri mia, un uomo nella linea hai affrontato. Io si erma e tutto quanto ma squadrato. A mia una caccia conosciuta mi paria, era giù di 40 anni che non lo vedia. Nolante tra lui c'è l'intaglio ricordato, distinto i nomi l'hai subito chiamato. A voci un cinesia e sulla mano ha alzato. La malattia, a parola, ci ha quasi cancellato. In attimo in credi non sangue mangiato, hai fatto che intenente e mai ho ripigliato. Ti riguardi di risonata la chitarra, ridi, muovi da capo, però non parla. Contento perché me l'hai ubriato, di mia età chitarra non sarà mai ascoltato. Le prime note di canzoni non ho imparato, quei giorni insieme ad altri amici hanno cantato. Quindi, e ciò ricordi tra capo, sana affollata e pensava, udiamo per la malattia, niente è cancellato. I cosi tra capo e non ci quello può non capitare. Siamo tutti sotto lo stesso cielo e le cruci te la abbrazzare. Ancora un giorno ti vieni un po' a trovare e una bella chitarriata tutti i due nei miei cari. La moglie tutta contenta su guardava, mentre con la mano io salutavo. Moni da me ieri e se l'ha abbrazzato, e mentre sentia il cuore mio un po' si è stazzato. Qualcosa che ancora esiste, cioè i rapporti umani, l'amicizia e anche alle volte quelle cose non dette che noi alle volte per forse orgoglio, forse perché comunque la vita è molto veloce, non riusciamo a dire. Eppure c'è un altro argomento, anzi no, veramente non è proprio un argomento, è un'immagine. È un'immagine che io ho visto spesso nei paesi quando andavo a fare le escursioni, ma mi ricorda molto, sai,
c'è l'idea della Daruga. Cos'è? Spiega che cos'è Daruga per chi non la conosce, perché poi comunque io sono presa Daruga. Certo. Beh, Aruga è dappertutto, Aruga è la palestra di vita, Aruga nascevano le maschere, nascevano le amicizie, c'era di tutto, dagli odori del forno. Ah, già avevamo anche una paninoteca, sapete? Avevamo una paninoteca, non è vero, Casari e Patrizio. E questa paninoteca, sa chi era? La paninoteca era sempre appuntata, era un putigaro, era un putigaro che entrava lì dentro per fare un panino, no? Noi chiamavamo a colazione, poi quando parlo con lei, vai a fare a colazione astura, no, ma a colazione nostra era un filoncino. E un filoncino di birra, il lo scartava, tua menzina subito tagliava, e quando la mortadella tua pigliava, sul profumo che sentivi di gittava. Dove di mortadella in apre i provoloni, portava un paradiso tutti i coglioni. Un filoncino a metà un bonicava e la carta in giro ci antorciniava, per chi di solito prima mi pagava, sapia che la musica ci animava. E da una ricetta, Ricordiamo, visto che comunque tu vedi, hai citato Patrizio, hai citato un paninaro, Putiga, eccetera, eccetera, perché siamo comunque a quelli della notte. Ci stava, no? Ci stava anche un pub, no? Poi è bello l'idea, comunque vedi, tu hai fatto un capitolo, diciamo, dedicato proprio al mangiare, al cibo, alla convivialità, che poi sono cose che hanno sempre unito e legato le persone sin dalla notte dei tempi. Però ti dicevo qual era quella ruga, no? Dove si cresceva, quindi avevamo tutte queste belle cose, non avevamo bisogno di spostarci tanto, perché poi dopo tanto tempo, come succede in tutti i nostri paesi, poi ritorno ogni tanto, ci passo così giusto per vedere un pochettino. E l'altro giorno, dopo tempo sul mio stato, di entrare a ruga dove nemmeno mai arrivato. Una camminata di 200-300 metri, tanto è lunga ruga di una parte all'altra. Ma io ho trovato l'antrasa dentro passato, che la mente mia non sarà mai scordato. Tutti i casi erano pieni di famiglie, una stanza sola così ho 7 figli. Mi ricorda di chi ci sta via, di gente che non c'è più e di compagni mia. Compagni di uomini, compagni sinceri, di giocare, di giocare. I partiti a pallone a mezzo una strada, una gazzosa a cacchetto con una bella sudata. I primi noti imparati con una chitarra scordata e i canzoni battisti con la voce suonata. Io che inventava, me erano tanto, stromboli, stalci, un scarfo, una monte, grava giù un bel corda di carte, alla ciabatella, e quando era sera, tutti quanti, alla bucciatella. Assettate le scale, insieme a terra da parlare, di fatti camonzi, poi un certo puntare, Oggi avete creata, ci stanno poche persone, i casi sono chiusi, non ci sono guaglioni. Alla fine della ruota sono quasi arrivato, ovvero mi ha tenuto un biglietto. Perché allora tutti quei ragazzi che erano sulle spiagge che arrivavano erano stanchi, vi ricordate la prima poesia? C'è chi lì, alcune che erano stanchi, erano arrivati alle 4 la mattina, alle 5 la mattina, erano arrivati là, erano strapaccati là, che erano stanchi. Da noi non si stessi con i miei genitori, a scura dei cugini, che a questa casa, un nenno albergo, chiudia e chi c'era c'era, chi non c'era. Faceva la notte fuori tranquillamente. Io no, ma mio fratello se l'è beccata qualche notte fuori casa. Sotto sotto perché erano spaventati, no? Le nostre tensioni. Qual erano poi due parole loro aspettavano? Solo due parole ogni volta, no? Cose che non aspettano e mi piace oggi ricordare, perché ho visto uno spot pubblicitario, dico drammatico, no? Di un ragazzo che sta per uscire. E la madre dice, a che ora ti ritiri? Dice, ho detto, ma fate accapponare la pelle. E poi tutti i ragazzi che si tiravano le 4-5, dice che associazione c'è, anche perché oggi ricorre oggi il 2 agosto, di 43 anni fa, di una strage a Bologna, molti morti, feriti, una strage ancora impunita, ma non
me questo tema, il tema di quelle persone che poi non arrivano a casa e che i genitori stanno con un tema d'animo, no? E dice, su mi è arrivato, sono chi di parole, catar ma non sangue, a mente lo corre. A chi mi dici, non ci portano niente, ma non balsamo su chi mi senti. Ti raccomando, appena arriva a ti sentire, e la vitalia dei genitori la chiama a chiudere. Quanto voti in tra vita hanno pregato, e tanti voti, noi abbiamo pure stufato, la diciamo la verità. Una città vicino o un viaggio lontano, tutti pigliati con la vita in tre mani. Sentiamo sempre, non siamo sprecurati insieme a come sapevo che siete arrivati. Ma tanto noi eravamo figli di famiglia, padrone di un dia, in tua vita una meraviglia, cicati, un vidia in cui ci bagnati, canna rozza annudati e cori strazzati. Ma il tempo passa e pare che sia in tanta miglia. Tra un momento tu tieni famiglia, i nipoti che vanno il tuo mondo girando, e lo sogno è arrivato, si tunico va cercando. La notizia passa nel telegiornale, una macchina sbanda, l'incidente mortale. Un pensiero corre alle persone più care, e tra capoggiatie in autoambulanze ospitali. Una bagnarola che affonda e non sanno nadare, figli di mamma ufficati in troppo lunare. Ancuno aspetta che di parole costano niente, ma un sogno è arrivato, non dici più questa povera gente. Giornalaio di fiducia notizie e rischi di portava.
una signora che avanzava tre figli e poi tornava, mentre un mastro incamiciava una teatrina e deportava. Un cliente insaponato con lo mastro cicciolava, barzelletti scostumati certamente ci contava. E quando si cercava in tutti i modi da arreggiare, un mastro li mandava fuori i discepoli a sciupare. Mille ciuffatti curiosi si poterono contare. Un salone era lo salotto del paese, ve lascio solo immaginare. Adesso non possiamo leggerle tutte, ecco perché io dico è necessario fermarci qua per dare la possibilità a chi vorrà di acquistare Canta, Mio Lugano, che va pronunciato bene, questo bellissimo libro di Antonio Buda, edito da Uffici Editori da Chieto. Però dovresti dire solo una cosa, poiché ecco, il dialetto, ognuno ha il proprio dialetto, è chiaro, varia poco, però tra Nicastro e Falerna non è tanto la differenza. Ma poi abbiamo fatto una bella traduzione in italiano, anche per chi il dialetto lo mastica poco e soprattutto per chi è di altri paesi che fortunatamente ho prove tangibili di tante persone del settentrione che mi ringraziano ancora perché trasmette ecco, anche in italiano quell'emozione. L'emozione è di tutti, gioia, dolore, amore, stupore è di tutti, a qualsiasi latitudine. A Nicastro come a Falerna, come a New York, come a Helsinki, l'emozione è uguale dappertutto. Io spero di avervi emozionato un pochettino. Non dico perché sono di parte, ma perché effettivamente anche da come leggi le tue poesie è uno spaccato, come dicevamo prima, una macchina del tempo che ci permette, pur non avendo partecipato a quel determinato momento, a viverlo. Ed è un tramandare, come diceva prima Marco, la storia di un luogo, la storia di un paese, in questo caso Nicastro, ma soprattutto c'è la possibilità anche, ovviamente, adesso non li demonizziamo i social, come dicevamo prima, di contattarti, perché chi vuole ovviamente non solo acquistare il libro, ripeto che è disponibile online, ma ti può anche contattare sui social e farti anche delle domande sia sul libro ma anche sulla tua vita, perché poi tu comunque le presentazioni le fai in giro, chi volesse appunto contattarti per presentare il libro, tu vai ovviamente in giro per il mondo, perché come abbiamo detto il tuo libro è arrivato anche oltre oceano. Ringraziamo ovviamente, come dicevo prima, Book Crossing, questa idea stupenda, perché sarà qui tutto il mese di agosto, quindi seguite la pagina Instagram. Ringraziamo ovviamente i proprietari di quelli della notte del pub qui a Palermo Marina, perché è uno dei modi davvero belli di poter trascorrere l'estate e il tempo, ovviamente noi bevendo anche una birra di sera perché è aperto, quindi uniamo la cultura e l'enogastronomia perché non ci manca, ne hai parlato anche nel tuo libro, quindi mangiare è essenziale e stare in compagnia. L'abbiamo toccato poco. L'abbiamo toccato poco, vuol dire che dovremmo fare delle presentazioni però con delle degustazioni insieme, quindi la prossima volta faremo così. Quindi vi ringraziamo per aver partecipato a questa prima presentazione di Book Crossing, ovviamente vi invitiamo a seguire la rassegna e a seguire sui social quando quali saranno insomma, le prossime tappe. Patrizio sicuramente vorrà dire qualcosa e grazie soprattutto. Ah, adesso parla, non parla. Sì, grazie tante delle tante emozioni, molto molto è stato un incontro molto molto bello. E sì, i prossimi incontri, vi ricordo, sabato 12 ci sarà una presentazione del libro dal titolo Malamore con la scrittrice Anna Macri, che è anche un'attrice di teatro, bravissima, una persona molto impegnata, e ci sarà dialogando con lei anche la dottoressa Anna Fazzari, una psicologa di Lamezia Terme. Poi abbiamo venerdì 18 un'altra scrittrice bravissima di Lamezia, Maria Grazia Maglia, che ha scritto l'altra, e poi terminiamo mercoledì 23 con Antonio Pagliuso e ci sarà anche Marco Marchese a fare un dialogo, una conversazione sull'editoria contemporanea. Quindi acquistate il libro e veniteci a trovare per i prossimi eventi. E...
quelli della notte. Ci fa piacere che siamo stati stati con noi. Grazie. No, penso che vada bene così, penso che abbiamo detto tutto. L'unica cosa che posso dire è acquistate il libro, è lì, la vostra destra, la mia sinistra. Se no l'editore ovviamente è in pacchetta. E anche ovviamente l'autore. Ne vale la pena. Grazie a tutti.